Skrillex, bentornati sul mio canale ed eccomi qui oggi con una nuova video reaction. Ragazzi, stanno sganciando i trailer come fossero bombe incredibili sul web. L'altro giorno abbiamo visto il nuovo trailer cinematic di Hogwarts Legacy e oggi cosa è uscito? È uscito il trailer di Scream 6. Sto male, tra l'altro me lo stavate chiedendo da tantissimo. Lele, quando farei la reaction al trailer di Scream 6? Ovviamente non era ancora uscito un vero e proprio trailer, era uscito solo un teaser di pochi secondi. Qui ho detto aspetto che esce un trailer corposo. Infatti è uscito, ragazzi, un nuovo trailer del nuovo film della saga di Scream. Dura ben quasi 3 minuti, 2 minuti e 40. Ce lo andiamo a vedere insieme. Dovrebbe essere in italiano, se non sbaglio, il trailer, quindi ce lo godiamo al massimo. Quando la gente mi dice ti è piaciuto Scream 5? Sì, mi è piaciuto molto, nonostante alcune cosine le avrei fatte in modo diverso da grande appassionato della saga cinematografica di Wes Craven, come ad esempio il costume di Ghostface, che poteva essere fatto un po' meglio, da quanto visto sarà questo del 6 leggermente diverso, ma più o meno il canone stanno mantenendo quello di Scream 5. Quindi, ragazzi, andiamo a vedere cosa ci aspetta in questo nuovo Scream, che si presuppone essere un film molto diverso dal passato perché è ambientato a New York City, quindi abbiamo lasciato il contesto di Woodsboro, abbiamo lasciato il contesto dei vecchi capitoli della saga, no? Quindi, ad esempio, non ci sarà neanche, da quanto so, non ci sarà neanche Neve Campbell nei panni di Sidney Prescott, non ci sarà Courteney Cox nei panni di Gale. Insomma, hanno cambiato secondo me un po' le carte in tavola, che ci sta, perché dopo un po', ragazzi, cioè, far sempre le stesse cose non va neanche tanto bene. Quindi ci sta, da quanto so, saranno gli stessi protagonisti del 5, quindi Jenna Ortega, eccetera, che io Jenna Ortega sto amando. Ragazzi, vado alle ciance perché non vedo l'ora di vedere questo nuovo trailer di Scream, quindi. Ragazzi, trailer, nuovo trailer uscito 40 minuti fa, me ne sono accorto adesso, di Scream 6. Let's go con la reaction. 3, 2, 1, via. Ok, New York. Signora, la prego, Jason, mi state aggredendo! C'è una cazzo di fila qua, ragazzi! Ehi, tu, che problema hai? Ecco, maschera zombie in un negozio così proprio. Madonna, l'ultra istinto ho usato. Come ha schivato? Ah! Col fucile a pompa! Ghostface col fucile a pompa! Ma che strano vederlo col fucile a pompa! Madonna Jenna, bella sei! Con la maschera zombie, ragazzi, Avevo questo segreto. C'è qualcosa di oscuro dentro di me. Perché la maschera zombie? E continuerà a darci la caccia. Corri! Abbiamo dei trascorsi in comune. Ma cosa? È Kirby! Lo stesso non è come tutti gli altri. Cos'è questo posto? Un tempio. C'è Gale! C'è anche Gale! Ok, ho detto una cazzata. E lo ammazziamo. Ammazzo! Vedo l'ora. Pronto? Facciamo un gioco. Ma tu lo sai che sei il decimo che ci prova. Finisce sempre male per lo stronzo con la maschera. Forse. Ma non c'è mai stato uno come me, Gale. Bello! Io sono diverso. Per questo ti sparerò in quella fottuta testa! No, eh. Ma ammazzano pure Gale, sì. Tu vuoi me? Facciamola finita. Ragazzi. Bastardi sono di più, secondo me. Marzo, allora, innanzitutto, allora, bello il trailer, mi è piaciuto, molto bello, ragazzi, sono gasato. C'è Kirby, finalmente l'hanno fatta tornare sta Kirby con Aiden Panettiere, raga, finalmente, perché comunque in Scream 4 si capiva bene o male che non moriva, perché non veniva mai mostrata pienamente. Tra l'altro è un grande buco di trama quello, secondo me, perché non viene mostrata poi alla fine del film, neanche si vede più.
Vabbè, comunque l'hanno fatta tornare, sono contentissimo, tanti fan di Scream volevano il ritorno di Kirby, tanti lo ipotizzavano che sarebbe tornata, e infatti ragazzi, così è, così è. Mi fa piacere anche rivedere Gale, non si è vista Sydney, quindi Sydney presumo che non ci sia, Gale sì però tanta paura per Gale in questo film, perché se mi hanno... Vabbè, non faccio spoiler sul 5, ho seriamente la paura che possono farci fuori Gale Weathers, ragazzi, non so perché. Sarebbe un po' un grande dispiacere perché a me Gale piace da impazzire, ci sono molto legato come ai vecchi, diciamo, protagonisti della saga classica, però promette tanto bene. Ghostface mi sembra ancora più brutale rispetto al 5, tant'è che lo dice anche lui, io sono diverso, cioè, infatti si mette a usare anche dei fucili a pompa, santo Dio, cosa mai vista? Non si è mai visto Ghostface con un'arma da fuoco, o meglio, sì. Però non con la maschera, nel senso, dopo aver svelato la propria identità al killer, ogni tanto tira fuori magari una pistola, con un fucile a pompa mai visto, mi fa stranissimo. Beh, promette bene, il contesto di New York anche mi piace tantissimo, lo reputo molto originale, che ci voleva un po' una boccata di aria fresca, tant'è che Ghostface entra così in un supermarket di New York e squarta la gente, mi piace, e non vedo l'ora di marzo. Maria Santa, tanta tanta roba. Il vestito mi sembra leggermente più carino di quello del 5, anche se il canone è quello. Però mi sembra un tanto, almeno a vedere da lontano, mi sembra figo. Non sembra sparkle, cioè non sembra quel brillantinato, diciamo, come quelli vecchi. Gran peccato questa cosa qua, secondo me. Però figo, però continuo a reputare i vestiti che ci fa che fa Carasu Albi, che saluto tantissimo, li reputo molto migliori perché sono proprio presi dall'originale, quelli dei primi tre film. Questi qua sì, sono una leggera, diciamo, reinterpretazione dei costumi di Ghostface, però carini, ma non arrivano all'originale, mi dispiace sta cosa da dire. Mi incuriosisce anche l'uso della maschera zombie di Ghostface, che è quella un po' tutta ammaccata, rovinata, come se fosse proprio uno zombie. Surprise, Sydney. Forse questo sta a simboleggiare che lui torna ancora una volta e risuscita come, no? Figo che abbiano cambiato la maschera, figo. Credo usino anche quella normale alla Scream 4 per dire. Figo, 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 figo. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Mamma mia, mamma mia. Stupito di aver visto Gale. Figata, figata, figata. Ragazzi, grazie a tutti per aver visto il video. Ci vediamo alla prossima qui e solo qui, su AirSoup. Ciao ragazzi.